Allora, un paio di parole su Guillermo, poi andiamo a vedere la lavagna, i movimenti, quant'altro e come cambia la difesa con lui. Chiedo scusa per la calligrafia, non è il mio forte, fin da subito, ecco. Proviamo appunto a parlare di calcio, a dare qualcosina in più, come abbiamo visto nel video di Vanoli, ed è un claim che mi trova totalmente d'accordo. È un giocatore, Guillermo Epan, un bel acquisto, un bel acquisto, perché lui è un giocatore forte, è un giocatore forte, un bel giocatore, attenzione. Non scordiamoci, l'unico dubbio che ho è se viene fatto giocare fuori ruolo, quindi qua può essere poi un problema sul braccetto sinistro. È un giocatore comunque forte. Allora, il difetto che è sull'anticipo, non è un giocatore che ha tanto quell'anticipo là, ma è qualcosa che puoi imparare, però nell'uno contro uno difficilmente lo salti se ti punta. Non giochiamo come con Juric, quindi non hai tutta questa necessità dell'anticipo. Koko però lo ha nelle sue caratteristiche. Ma Maipane invece è uno che più va appunto a chiudere l'uno contro uno, attenzione. Alla Vesce ha fatto benissimo, in Spagna ha fatto davvero, davvero, davvero tanto bene. È un giocatore pensante, un giocatore alternativo, è un giocatore che cerca le linee di passaggio, che non si accontenta del passaggio semplice, e questo è quello che ci serve. È un giocatore, un difensore vecchia scuola che si incolla addosso, lo sa fare davvero bene. Ha il tempismo sulla palla, ha i gol nelle gambe, madonna, nelle gambe, nel colpo di testa chiaramente. Qua c'è chiaramente una pedina in più, ma se prendiamo la difesa a 4, lui ha sempre fatto questo ruolo qua nella difesa a 4, sia al Monaco che all'Alavés. Anche il Cile, stesso ruolo, quindi sempre nella difesa a 4, ma nel lato del piede debole. Il Cile qualche volta ha giocato a 3 e lui ha fatto a 3 il braccetto. Idem qualche volta al Monaco ha giocato a 3 e lui ha fatto il braccetto quando si scambiava con Badiashile. Quindi, posto che per me abbiamo un giocatore davvero forte in casa come difensore ed è Mendes della Primavera, ma sono davvero contento dell'acquisto. Allora, 3-5-2 abbastanza classico che vediamo da parte di Vanoli con qualche particolarità. Qualche idea che abbiamo visto sulle difese possibili. L'attuale, Masina Koko Vojvoda, classica con l'alternativa poi di Tomez, quindi Masina Koko Vojvoda. Ritorno di Skurs, questa secondo me poi diventa la difesa titolare. Poi parlo Skurs Koko, qua i tre butta fuori letteralmente, un po' quello che cercava Vanoli, volendo poi invertire Koko e Skurs. Io credo però Skurs quando rientra, portarlo subito fuori dalla propria zona di comfort potrebbe essere un fastidio. Masina lo metti se vuoi giocare a tutti i costi con un braccetto mancino. Allora però gioca lui tutto l'anno se fai quella scelta lì, attenzione. Se vuoi Maipan, pur non essendo mancino, può fare quel ruolo lì con difficoltà che adesso andiamo a spiegare. Manipane e Koko però qua poi andresti a giocare senza Skurs. Può essere l'alternativa temporanea? Chiediamocelo. Qua sono le alternative con Vojvoda, da qua in poi sono le alternative con Vojvoda. Occhio perché questa cosa la vedo difficile, Vojvoda con Maripan, perché quasi non l'avrei fatto. Sono le alternative con Vojvoda, 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 Vojvoda. Perché? Perché in questo momento Vojvoda non puoi toglierlo, è un giocatore diverso dagli altri come difensore, molto più esterno, che ti dà delle alternative, delle letture, non da difensore, ma quasi da centrocampista come Tamese, quindi ti entra in campo. Appunto ti taglia il parte, ti taglia il campo, sa adattarsi, sa alzarsi, sa vedere la linea di passaggio, quindi è quel giocatore importante, diverso nella difesa 3. Questa è un'ottima difesa, secondo me è una buona difesa, perché sei coperto ma hai anche un braccetto, però deve tornare Skurs. Questa può essere temporanea, ma credo a questo punto sarebbero invertiti. Però Vojvoda, questo povero Cristo, li facciamo fare una volta all'esterno, un'altra volta all'altra parte, una volta il braccetto da una parte, una volta all'altra, confusione non va bene. Detto questo, difesa 3, dietro, classica, ok? Quindi, il problema di avere tre destri, se non dovessi prendere un mancino, è chiaramente quello che viene chiamato il pressing orientato. Cioè, al giorno d'oggi, nessuno pressa più dritto per dritto, ok? Perché chiaramente tu vai a indirizzare la squadra avversaria in un determinato lato di campo. C'è ancora attaccanti che lo fanno, dipende dalla strategia di gioco. Però, si tende innanzitutto a far portare la palla sul giocatore col piede più debole in fase di costruzione. Quindi, in questo caso qua, tra i difensori che abbiamo, la palla si cerca di veicolarla a Maipan, che ha tante caratteristiche difensive, ma non è forse il piede della sua. Anche se ha l'iniziativa di sganciarsi e venire avanti, questo sì, ma proprio di finezza di piede non è la cosa più educata. Quindi si andrebbe a portare il pressing loro, le squadre avversarie andrebbero a portare il pressing, per intenderci così. Innanzitutto perché sono tutti destri, quindi andresti a fargli giocare la palla col mancino a tutti e tre. E poi perché scaleresti di qua, soprattutto perché qua avevi Belanova, perché in realtà adesso hai Sosa che comunque deve entrare nei meccanismi. Questo discorso vale ancora di più fino a quando non giocherai col mancino a sinistra. Sta palla che però pressing orientato di qua, a questo punto arrivi qua, c'è la palla sul sinistro. Ed è un problema. Questo può essere il problema appunto di non avere il mancino a sinistra, nessun mancino in difesa, ecco.
spostiamoci al centrocampo e poi ritornare in attacco. Questa è la difesa. Discorso centrocampo. Innanzitutto, scorso anno il Toro non ha mai giocato 3-5-2. Il Toro lo scorso anno giocava 3-4-2-1, tutto l'anno ha giocato 3-4-2-1. Poi si è raccontata la favola, no, giochiamo 3-5-2. Si diceva 3-5-2 perché avevi due attaccanti, Zapata e Sanabria. Due attaccati di ruolo. In realtà poi Sanabria ha sempre giocato tutto l'anno dietro con Vlasic, quindi era un 3-4-2-1. Differenza con quest'anno, allora, innanzitutto, non è più la linea 2, classica, ma è così. Come abbiamo visto nelle posizioni medie, Zapata, Adams e viceversa, Velo, attaccante che attacca la profondità, palla a destra sono così perché devo dare la linea di passaggio, palla a sinistra sono così perché devo dare la linea di passaggio, quindi il velo e poi l'attacco al secondo. Quindi comunque non in linea, quasi più verticali che orizzontali. Ma mi interessa un altro aspetto, quello dei centrocampisti, la differenza di lavori tra Ricci e Ilic, ok, considerando Linetti qua. La differenza di attacco dello spazio. Allora, Ilic attacca lo spazio, quando lo fa qua lo fa in maniera posizionale. Cioè il gol, per intenderci, il primo gol arriva da un attacco posizionale. Ilic si fa già trovare qui e ci arriviamo col gioco. Quindi Masina, bravo a fare la verticalizzazione, a portare avanti la palla. Prende fallo e batte subito, se ci fate caso, batte subito. Quindi molto intelligente. Ilic trova già qua, già alto, scambia e va a segnare. Quindi attacca la proprietà in maniera posizionale, già trovandosi là. Quello che fa Ricci invece è diverso, perché Ricci da qua si sgancia quando ancora non hai palla e riceve il passaggio, riceve diretto la verticalizzazione lui, se ci fate caso. Freccia orrenda. Comunque Ricci va a attaccare, riceve già il pallone, riceve questo pallone diretto andando ad attaccare lo spazio. È chiaramente un lavoro più difficile di quello di Ilic, spesso perché si trova a spalle alla porta. Però con l'appoggio qua e il supporto, arriva al play, arriva al braccetto, fai bene. Va a attaccare lo spazio correndo ed essendo servito. Due lavori diversi. Con l'Atalanta l'ha fatto sia col Milan, con l'Atalanta un po' più in difficoltà perché giochi a uomo. È bello, sarà bello secondo me vederlo quando affrontiamo difese che giocano a zona, perché con l'uomo lo segui finché puoi, si crea il buco qua e qua poi andiamo a, siamo stati bravi ad entrare con soprattutto il quinto. Detto questo, con le difese che invece marcano a zona, se sbaglia un accoppiamento, Ricci qua non si trova spalle alla porta, quindi guardando verso fuori, come si è trovato con l'Atalanta, ma si trova, se siamo bravi a cercare un passaggio orientato, li guarderà diretto dentro e lì sarà tutta un'altra storia. Quindi questa è la differenza dei due mezzali in fase di possesso. Torniamo un attimo dietro per l'ultimo discorso che volevo affrontare, come scaliamo dietro. Allora, in fase di costruzione, cosa succede? Un discorso abbastanza semplice. Si alza e si accentra. Voivoda scala, Masina, Coco, Linetti che si abbassa e Voivoda si alza lì. Quindi l'abbiamo visto poi in occasione del gol del 2-1, una triangolazione. E qui con Linetti che si abbassa e questa braccetto qua che si porta a livello di centrocampisti, è qui che fai calcio, è qui che parte il vanolismo, perché hai questo triangolo qua dove loro sono uno, massimo due perché sono orientati qua a pressare col play basso, qua hai un triangolo di uno, due, tre giocatori, loro possibilmente sono uno, massimo due, ma tu poi hai l'altra linea di passaggio, è il quinto qui e qua è la palla difficile. Se tu riesci a fare questa palla qua, svolti. Ma dal momento che siamo bravi, l'abbiamo fatto, visti i veli, hai anche la doppia linea di passaggio qua, tratteggiata perché magari è un velo, quindi poi qua diventa diretta. Quindi hai 1, 2, 3, 4, possibili 5 giocatori contro 3-5. È qua che le fai la differenza, è qua che gioca il castello del vanolismo. 3 con possibili altri 2. È qui che giochi e fai la differenza. Stesso discorso dall'altra parte. E qua diciamo perché Voivoda è importante, perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Ed è per questo motivo che Vanoli ha scelto Tamez contro l'Atalanta, un centrocampista che abbia quelle caratteristiche e che abbia poi la possibilità, volendo, non solo di fare questo ruolo qua, quei Linetti, Adams, Zapata, Lazaro, ma di entrare anche dentro il campo, con Ricci che può attaccare la profondità, qua si alza e così via.